Amici dell'opinione, ben trovati per la nuova puntata di Cura Ricostituente. Come nostro solito parleremo della tutela della Costituzione e di tutti quegli atti governativi e non solo che hanno violato la nostra Costituzione e la stanno tuttora violando. In riferimento a questa sensibilità costituzionale della nostra rubrica, oggi abbiamo il piacere di ospitare un intervento di un filosofo ben conosciuto, Diego Fusaro, per capire cosa ne pensa riguardo a questa deriva incostituzionale che ormai sta diventando una consuetudine, che è iniziata con la legiferazione di atti amministrativi senza avere alcuna forza di legge, ossia i DPCM, i quali hanno decisamente ristretto le nostre libertà, la nostra libertà economica e la nostra libertà di circolazione, e oggi continuiamo con delle restrizioni che determinano un depauperamento economico proprio perché vincolano, restringono la nostra libertà economica. Con Diego Fusaro cercheremo di capire le motivazioni, cercheremo di capire nello specifico dove e come viene violata la Costituzione, ma soprattutto cercheremo di capire perché sta avvenendo tutto questo. Diego, ben arrivato e ti ringrazio di essere intervenuto. Voglio subito porti la prima domanda. Alcuni tribunali ordinari, in specifico Roma e Frosinone, hanno sancito l'illegittimità di questi atti amministrativi come i DPCM, che hanno determinato la restrizione della nostra libertà, nonché la restrizione della nostra libertà economica e di circolazione. Cosa ne pensi e soprattutto cosa può portare tutto questo? Dunque, io penso che siano effettivamente spie che ci segnalano una situazione che è già degenerata e che ci rivela come abbiamo ampiamente superato i limiti delle normali borghesie parlamentari e del normale procedimento costituzionale. Siamo probabilmente all'ultimo atto delle democrazie parlamentari moderne, forse siamo già al di là delle moderne democrazie parlamentari. Questo sta avvenendo, un'evaporazione dello Stato di diritto e della vita normale delle democrazie parlamentari, non solo in Italia si intende. E quanto è stato segnalato poc'anzi rientra esattamente in questa logica. Grazie della risposta. Passiamo alla seconda domanda. Recentemente Santoro ha affermato e denunciato la mancanza di confronto riguardo alla vaccinazione, cioè tra chi è pro e chi è contro. Anche perché abbiamo verificato che l'EMA prevede un periodo dai 3 ai 5 anni per tutti quei vaccini nuovi prima di essere immessi nel mercato, soprattutto quando si parla di nuove tecnologie come quella farmacologica della mRNA, che è una terapia genica. Secondo te è giusto che non ci sia questo confronto che è alla base della democrazia? Preoccupante quello che ha giustamente segnalato Santoro, ossia il fatto che non c'è stato un dibattito scientifico. Bisognerebbe invece che la scienza sempre procedesse tramite dibattito scientifico, e quindi in effetti sembra che non ci sia più spazio per un dibattito libero che coinvolga anche l'opinione pubblica oltre che la cerchia degli scienziati stricto sensu, e anche questo rientra in uno spazio non propriamente democratico e tipico di un mondo qual è quello in cui dovremmo essere. Quindi sì, è preoccupante questa situazione. Grazie di nuovo della risposta. Diego, alla base della democrazia parlamentare c'è una divisione dei ruoli. Esiste il governo ed esiste l'opposizione. Il governo sorretto da una maggioranza e poi c'è una minoranza che rappresenta l'opposizione. Ecco, secondo te è legittimo e accettabile che in una democrazia venga quasi posto un anatema nei confronti dell'unica forza d'opposizione, ossia Fratelli d'Italia, cioè che non si permetta o non si accetti che
ci possa essere un controllo e comunque una tesi contraria a questo governo e quindi si voglia solo un governo unico, un monopolio di una maggioranza di stile sovietico, stalinista? Ma intanto io non ritengo che Fratelli d'Italia sia un partito d'opposizione, non ne ha le caratteristiche, condivide la stessa visione neoliberale di un qualsiasi partito di governo, semplicemente non è entrato in questo governo perché ha fatto bene i conti, ha capito che sul piano elettorale non gli conviene, infatti viene premiata da questa strategia, visto che è in costante aumento nei sondaggi, mentre ad esempio la Lega di Salvini sta calando. Ma non ritengo affatto Fratelli d'Italia un partito di opposizione, ha la stessa visione neoliberale delle cose, addirittura ha specificato di essere a favore della permanenza dell'Italia nel sistema euro, quindi non è un partito di opposizione. Ciò detto, mi preoccupa a maggior ragione l'assenza di opposizione in questo paese, di opposizione oltre che di sostanza, anche l'idea stessa che non ci possa essere opposizione al governo Draghi, come si ricordava poc'anzi, è particolarmente inquietante. Siamo di fatto in una situazione, come dicevo, di evaporazione della democrazia anche sotto questo riguardo. Chi non è con Mario Draghi è perciò stesso considerato un potenziale nemico della patria in qualche modo, ecco. Salvo restando che poi Mario Draghi non tutela gli interessi della patria ma risponde agli interessi del capitale transnazionale, ecco. La storia di questo paese insegna che il confronto è stato sempre difficile. Negli anni 60-70 c'era l'abitudine di dare del fascista, di ghettizzare, di tacciare come fascista ogni volta che si confutava la tesi monopolistica del momento. Anche se era un'affermazione, una tesi magari più democratica che si potesse immaginare. Oggi si utilizza un altro termine per silenziare il confronto, ossia complottista. Ecco, secondo te è giusto che non si possa criticare o cercare un confronto sull'attività del governo e sulla stessa figura di Draghi e su quello che sta facendo col suo governo? Sì, sono d'accordo sul fatto che non ci sia stato un dibattito pubblico, anche una critica severa di tutto ciò, anzi siamo di fronte a quello che viene celebrato come un salvatore della patria e di questo bisognerebbe discutere seriamente, perché in realtà manca la possibilità stessa di criticare Mario Draghi. Chi prova a criticarlo viene subito diffamato e trattato come un incompetente nella migliore delle ipotesi, come un pericoloso sovversivo nella peggiore. Io lo dico senza perifrasi: ogni vero patriota democratico deve combattere contro il governo di Mario Draghi oggi, perché è un governo che tutela l'interesse dei grandi gruppi finanziari e bancari, e quindi chi ama l'Italia deve oggi combattere contro questo governo. Diego, grazie delle tue risposte, delle tue analisi e di questo utilissimo intervento. La domanda che io mi pongo e che giro anche a voi, come nostro solito, è questa. Quando da più parti, da più estrazioni culturali, da quella liberale come quella socialista di Diego Fusaro, per esempio, si evidenzia la preoccupante deriva incostituzionale e la si denuncia, non è forse arrivato il momento di approfondire un confronto su questa violazione, su questa deriva incostituzionale, anziché cercare di silenziare, forzando questo silenzio con una reiterata e continua emergenza e stato di emergenza al quale lo stesso attuale Presidente del Consiglio Draghi vorrebbe prorogare? Questa è la domanda che io vi voglio porre. E consapevole del fatto che una società senza diritto non può essere una società sana, una società democratica, una società dove i cittadini sono rispettati in ogni loro aspetto.
Finisco con questa domanda e con questa riflessione. Ubi societas ibi ius. Dove c'è una società, esiste uno Stato di diritto. Alla prossima puntata, sempre qui alla Cura Ricostituente.